Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Città fortificate o costruite ai piedi di roccaforti. Così in passato l'uomo ha provveduto a proteggere i propri beni e a garantire la propria sicurezza. Le muraglie del XXI secolo sono molto diverse e molto più sottili. La separazione tra civile e militare è stata per molto tempo la regola, nello spazio come altrove. Ma oggi le cose sono cambiate, secondo questo esperto dell'Agenzia Spaziale Europea. I problemi di sicurezza oggi chiamano in causa sia attori civili che militari. Che ci si occupi di sicurezza marittima o di sicurezza delle frontiere, si ha sempre bisogno di mezzi di osservazione e di sorveglianza. Si parla di sinergie, per utilizzare un termine molto in voga. Questo significa che si possono sfruttare e utilizzare gli stessi mezzi per rispondere agli stessi bisogni. L'ingorgo nello spazio orbitale e il rilevamento di oggetti potenzialmente nocivi ci forniscono esempi dell'esistenza di questa sinergia tra civile e militare. GRAV è un sistema radar militare francese sviluppato dall'ONERA, il centro francese di ricerca aerospaziale gestito dall'aeronautica. Rileva tutti i satelliti in orbita bassa, in particolare quelli che vengono definiti spia, per affinare le loro osservazioni. Gli analisti del GRAV uniscono spesso i loro mezzi a quelli di un organismo civile tedesco, l'FGAN. A Wachtberg, non lontano da Colonia, una struttura radom ospita una gigantesca antenna mobile di 45 metri. È il TIRA, un sistema radar di ricerca ed elaborazione di oggetti spaziali. In questo caso la sinergia tra militare e civile si potrebbe riassumere così. GRAV rileva e l'FGAN vede. Il nostro compito è identificare i satelliti, capire che tipo di oggetto abbiamo di fronte, cosa fa, se è pericoloso per altri oggetti spaziali. Queste missioni, al tempo stesso civili e militari, hanno un solo nome, missioni duali. Ci sono missioni concepite fin dall'inizio come duali. Questo vuol dire che mettono assieme finanziamenti civili e militari che rispondono a disposizioni militari da un lato e civili dall'altro già definite. È il caso di Cosmo SkyMed. Per scoprire cos'è Cosmo SkyMed andiamo in Abruzzo, nel bel mezzo di un altopiano, una foresta di antenne stona con il paesaggio, è il centro spaziale del Fucino, il più grande complesso di telecomunicazioni spaziali civili al mondo. È qui che si trova il centro di controllo di quello che è considerato il primo sistema duale di satelliti radar di osservazione terrestre. Cosmo SkyMed come sistema complessivo sarà in grado di acquisire più di 1800 immagini al giorno della superficie terrestre. Inoltre ha una elevatissima capacità di tornare sulla stessa area e quindi consente applicazioni di monitoraggio. Cosmo SkyMed può arrivare a rivisitare una stessa area anche una volta ogni 4-6 ore. I satelliti sono gli stessi per l'utente civile e militare. Le operazioni di controllo di solito sono concertate, ma in caso di forza maggiore o di minaccia alla sicurezza del paese o dell'Europa, l'aspetto militare diventerà prioritario rispetto a quello civile. La condivisione dei mezzi non esclude due tipi di azioni distinti. I suoi requisiti operativi sono stati disegnati tenendo da subito in considerazione i requisiti della difesa italiana e i requisiti provenienti dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il sensore a bordo ha una capacità completamente doppia di acquisire immagini sia per il mondo civile che con modalità dedicate e classificate per il mondo militare. La costellazione Cosmo SkyMed nella sua configurazione finale sarà composta da 4 satelliti. 3 sono già operativi e l'ultimo sarà lanciato nel 2010. L'osservazione avviene attraverso un radar che funziona senza interruzione, di notte e di giorno. Anche il tipo di finanziamento è duale. Ed è stato possibile svilupparlo e realizzarlo in un tempo assolutamente ragionevole grazie al fatto che in Italia è stato possibile unire un budget dell'Agenzia Spaziale Italiana con un budget proveniente da un altro ministero, in particolare il Ministero della Difesa. Cadono così le frontiere tra civile e militare. I promotori di questa sinergia sono gli Stati Uniti. Essa è considerata tra l'altro necessaria per sopperire alle limitazioni di budget e per eliminare sprechi. Spostiamoci in Spagna per esplorare i meandri della sicurezza e dell'informazione. La base aerea di Torrejón de Ardós, non lontano da Madrid, è la sede di una delle agenzie meno conosciute dell'Unione Europea. The Satellite Center is unique in the sense
Il centro satellitare è unico, nel senso che innanzitutto è l'unica agenzia dell'Unione Europea al crocevia tra lo spazio e la sicurezza. Nel centro satellitare dell'Unione Europea viene messo ben in vista il carattere riservato delle attività. Per ragioni di sicurezza non vediamo i volti delle decine di analisti che vi lavorano. È qui che ogni giorno viene elaborato un grosso volume di informazioni arrivate da tutto il mondo e dallo spazio, civile e militare. I prodotti del centro satellitare sono definiti prodotti di intelligence geospaziale. Questo significa che includono non solo immagini satellitari rilevate dai sensori ottici e dai radar disponibili, ma anche dati che arrivano dagli aeroplani, da terra, e includono anche mappe, testi, video. Qualsiasi informazione necessaria per spiegare ciò che sta accadendo a terra. Alla fine le informazioni si presentano sotto forma di dossier informatico multimediale. C'è inoltre un aggiornamento in tempo reale e in funzione delle missioni o delle decisioni da prendere. Il centro satellitare dell'Unione Europea è un'agenzia creata per sostenere la politica estera e di sicurezza dell'Unione. Per cui noi determiniamo i prodotti e li inviamo ai nostri clienti a Bruxelles e negli Stati membri. Su questa base vengono prese decisioni politiche o militari nell'Unione Europea. Chi possiede l'informazione e sa chi fornirla ha un potere in qualche modo. Quando siete in una situazione di crisi dovete poter essere certi che l'informazione che vi arriva sia fornita da una fonte affidabile e che questa informazione sarà aggiornata regolarmente quante volte lo vogliate. È necessario anche poter determinare dove vedere ciò che accade, per cui non c'è altra scelta che avere mezzi propri gestiti autonomamente. La tecnologia del XXI secolo ha relegato mura e fortificazioni al rango di vestigia del passato. Cadono le barriere tra civile e militare, non senza i timori però di alcuni scienziati che questo possa rappresentare un passo verso la militarizzazione dello spazio. Il governo è culo e camicia con l'industria delle telecomunicazioni fin dagli anni 40. Ha inquinato tutto. Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare le tue telefonate. Mia moglie sono anni che lo sta dicendo. Tutti i cavi, tutte le frequenze. Più tecnologia adoperi e più è facile per loro controllarti. Huxley e Orwell avevano visto giusto. Ci siamo arrivati. Stiamo elaborando con un istituto specializzato una ricerca per dimostrare come il satellite sia un fatto estremamente ecologico, perché consuma circa 1000 volte meno di energia elettrica, visto che di energia, diciamo non di energia elettrica, perché l'unica energia che consuma è nel momento del lancio, perché da sempre il satellite va a batterie solari, quindi per 15 anni lui trasmette e non consuma, senza consumare energia. Questo significa che il satellite dà meno inquinamento in termini di CO2 naturalmente, ma anche meno inquinamento elettromagnetico, con valori estremamente più bassi dei sistemi tradizionali. Questo che finora, parlando di satellite, si è sempre parlato di satellite in banda KU. È il momento di cominciare a utilizzare nuove bande, in particolare la banda KA e la banda S, che invece è una banda di frequenze molto più basse. La prima serve soprattutto per internet e mi abbassa molto i costi di internet e mi permette di portare internet davvero dappertutto, perché al costo dell'internet in città saremo in grado di portare l'internet anche in posti non raggiungibili attualmente dalla DSL. Mentre la banda S, che è nata per avere la televisione sui telefonini direttamente da satellite, avrà un altro utilizzo anche straordinario, che sarà quello di che abbinato al sistema GPS di posizionamento, al navigatore, diciamo, lancerà un messaggio di ritorno verso il satellite e poi dal satellite a un centro di controllo, per cui uno non solo sa dov'è, perché il navigatore ti dice dove sei, ma non comunica dove sei agli altri, mentre attraverso questo satellite che ha un'antenna enorme, quindi è in grado di ricevere questi segnali, questi piccoli segnali che arrivano dalle automobili, saremo in grado di avere quello che si dice un canale di ritorno e quindi di dire agli altri dove siamo.
Il satellite sta allargando le sue applicazioni utilizzando le nuove bande. Quest'anno è la prima volta che vengono, se cominciamo a vedere l'utilizzo di queste nuove bande. Oggi Lockbird è talmente pieno di programmi come quelli che hanno la televisione sanno che è venuto il momento di cominciare a metterli vicino un satellite che possa accogliere una nuova domanda. Ed è nato il progetto 913. 13 cosa vuol dire? È il satellite a 13 gradi di Lockbird. Gli abbiamo messo vicino un altro, non serve girare la parabola, c'è una piccola variazione da mettere, un doppio feed, cosa che fa l'installatore naturalmente, però con la stessa parabola e con questo accorgimento si potranno vedere tutta una serie di altri programmi. In particolare stiamo lavorando a un progetto di Sipari Italiana dove metteremo le migliori televisioni satellitari. Stiamo anche allestendo insieme con la rivista Mille Canali un premio per la migliore televisione satellitare regionale. Tutto questo perché? Perché vorremmo fare in maniera che le televisioni regionali si ritrovassero, che sono di comunità, si ritrovassero in questa posizione orbitale in maniera che ognuno in Europa possa vedere la televisione di casa sua. Lavoriamo in incognito, non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi. Forse gli italiani sono fra i più ascoltati. Vediamo come lo Stato e il potere giudiziario qui in Italia possono intercettare. Alessandra Viola è andata a capire come funziona. È a Milano la sede della ditta specializzata che in via del tutto eccezionale ha permesso alla nostra inviata Alessandra Viola di entrare. Qui lavorano gli esperti che realizzano gli apparecchi destinati a intercettare le telefonate di mezza Italia. Installare un sistema GPS su una macchina di indagato o mettere un sistema GPS di fleet management su un camion è sostanzialmente la stessa cosa. Lei è un tecnico operativo delle intercettazioni, che cosa ci spiega adesso? In questo momento stiamo visionando un sistema definito GPS che viene installato nelle cosiddette macchine dell'indagato e viene seguito nelle sale ascolto della procura. Una cosa è però installarlo in un'officina con tutta tranquillità mentre la radio suona e mentre i colleghi ti dicono delle cose, una cosa è farlo alle 3 di notte con il rischio di che qualcuno si svegli e ti incominci a sparare addosso. Il GPS viene installato dentro nell'automezzo, mezzo, chiaramente viene occultato e viene in automatico, una volta che l'autovettura si muove, manda automaticamente delle posizioni sulla cartografia che state vedendo, facendo in modo che l'operatore della sala ascolto della procura riesca a mantenere il controllo visivo di tutti i movimenti dell'automobile dell'indagato. Spieghiamo un po' l'iter. Allora, che succede? La Procura della Repubblica decide di ascoltare una persona. Sì. Cosa fa? Chiama una società privata? Se la Procura decide di intercettare una linea telefonica, fa semplicemente un fax alla società telefonica in cui gli chiede di dover intercettare quel determinato numero. Questo fax naturalmente deve essere autorizzato dal magistrato, cioè il meccanismo di intercettazione non è gestito direttamente dalle forze di polizia, ma è gestito dai gestori telefonici. Per cui quello che nell'immaginario comune è l'omino che va sotto casa, si attacca alle linee telefoniche e si mette ad ascoltare, è una cosa che in Italia non succede. Non può succedere per legge perché le intercettazioni sono valide solo fin tanto che vengono effettuate presso i locali della Procura della Repubblica. Tutto quello che noi produciamo è piccolo. Perché più è piccolo più è difficile trovarlo e più è facile occultarlo. Quanto può essere piccolo un microfono, uno di questi registratori, per avere un ordine di grandezza? Ci sono microspie che hanno dimensioni di un centimetro per mezzo centimetro e lo spessore di 4 mm. Ci sono registratori che hanno, faccia conto, una scheda che può avere delle dimensioni che vanno da 2 centimetri per un centimetro e mezzo. Poi quando posiziono un registratore, diciamo, abbiamo detto che lo metto in genere perché non voglio che quando uno fa un'operazione di bonifica ci sia un segnale di trasmissione, no? Sì. Però come faccio a dirgli quando è che deve iniziare a registrare? Può essere fatto sia per fare in modo che parta in registrazione a un determinato orario, oppure può partire in registrazione e innesco l'ox, cioè se sente del rumore, e allora incomincia, significa che se uno è salito in macchina, è entrato in casa, ha aperto la finestra, ha fatto rumore, in quel momento incomincia effettivamente a registrare. Vi sto mostrando il nostro strumento per le registrazioni telefoniche, ambientali e telematiche,
che la nostra società esegue per conto della polizia giudiziaria. Qui all'inizio chiamata si sente. Esatto, c'è lo spazio per fare la sintesi o se si vuole trascrivere. Tra le attività che noi gestiamo c'è anche tutta la parte telematica. Con una nostra sonda posta al monte del provider o con l'accordo del provider che ci gira il traffico che noi interpretiamo. Cioè, posto più strano dove avete messo, dove si può mettere una microspia, dove le è capitato 10 anni fa, si può dire? No, non si può dire. L'altra parte di intercettazione telematica riguarda anche il traffico delle mail, basta avere d'accordo con il provider che fornisce la casella, cioè appunto la casella di posta all'utente, si riesce a intercettarne anche la parte email. I found software that intrigues me. It appears it's an agent of good. GE has wired their medical hardware with innovative software to be in many places at the same time. Using data to connect patients to software, to nurses, to the right people and machines. Helping hospitals treat people even better while dramatically reducing waiting time. Now a waiting room is just a room.